sempre Victor Laszlo 88 e questa è una nuova puntata di vlog. No, allora, oggi voglio darvi una notizia che spero possa interessare a un po' di persone. Un video del genere lo troverete anche su canale Movie Planet, non so se già adesso oppure tra qualche ora, però come si suol dire ripetita Juvent, ho deciso di caricare due video simili sia sul mio canale che su quello di Movie Planet perché mi interessa che la notizia si diffonda un po'. Allora, a partire da mercoledì 19 ottobre, ovvero tra qualche giorno, inizierà presso il cinema Movie Planet di Bellinzago Novarese una rassegna dedicata agli zombie che terrò io, e sapete quanto io sia appassionato di questo filone. Sarà per 5 mercoledì. Non era facile tirar fuori solo 5 titoli, è una mini rassegna. Ho cercato però di farlo utilizzando un criterio ben preciso. Allora, si inizia mercoledì 19 ottobre con La notte dei morti viventi, il capolavoro di George Romero, che ha dato vita a tutto, perché fino a quel momento gli zombie erano ancora legati al voodoo, quindi erano persone sotto il maleficio di una stregoneria che dovevano obbedire allo stregone. Ecco, invece Romero li ha trasformati in creature non morte che tornano in vita per cibarsi dei viventi. Un film che è già stato dato un paio di anni fa in sala in occasione di Halloween, in edizione restaurata. Se vi siete persi l'esperienza potete recuperarla, perché vederlo sul grande schermo deve essere qualcosa di veramente incredibile. Io purtroppo non ero riuscito a vederlo in quell'occasione e quindi non vedrò di farlo adesso. Poi, il mercoledì successivo, ovvero mercoledì 26 ottobre, vedremo invece Reanimator. Reanimator è un film che ci dà un'altra visione della figura dello zombie, non il posseduto da una stregoneria, non il non morto che si ciba della carne dei vivi, bensì il morto riportato in vita grazie a uno scienziato pazzo, con tutta la violenza splatter che ne consegue e le situazioni ai limiti del grottesco che solo questo film può offrire. Una perla, davvero. Se non avete mai visto Reanimator e potete venire a vederlo in rassegna, fatelo, perché guardarlo sul grande schermo deve essere qualcosa anche qui di incredibile, perché è un film molto diverso rispetto a Notte dei morti viventi, ma merita assolutamente, se potete davvero recuperatelo. Poi si salta il mercoledì successivo perché è festa, quindi si passa direttamente al 9 novembre e lì si guarderà 28 giorni dopo. Allora, il criterio che ho usato qua è: abbiamo visto la nascita del fenomeno, abbiamo visto una visione differente, entriamo nella contemporaneità e quindi vediamo un'evoluzione ulteriore della figura della creatura zomboide, perché Danny Boyle in quel film non ha messo zombie ma infetti, però di fatto la sua intenzione è quella di girare uno zombie movie particolare dove le creature erano solo un pretesto per raccontare una storia umana e quant'altro. Molto suggestivo, abbastanza spaventoso nonostante fosse basso budget, ha utilizzato dei trucchi particolari. È stato uno dei primi casi in epoca contemporanea in cui le creature zomboidi corrono e quindi mettono in ulteriore pericolo i vivi, le persone che devono fuggire. L'aveva già fatto Lenzi con Incubo sulla città contaminata, però erano altri tempi ed era una cosa un po' diversa. Qui invece questo film ha più o meno sdoganato la figura dello zombie contemporaneo che corre, cioè poi Snyder ha creato L'albero morti viventi, che voleva essere il remake di Zombie, ovvero Dawn of the Dead di Romero, ma è una cosa completamente diversa, in cui c'erano zombie tecnicamente veri e propri, cioè proprio zombie, quindi non morti, che corrono come gli infetti del film di Boyle. Poi si passa al mercoledì successivo, 16 novembre, e ho scelto di proiettare Shaun of the Dead, L'albero morti viventi. Quindi si passa dallo sdoganamento di una certa caratteristica alla parodia del filone del zombie movie classico, con un film che poi di fatto è un vero e proprio zombie movie con i controcoglioni. Altro film che da guardare sul grande schermo, signori, deve essere qualcosa di incredibile, perché sebbene sia recente anche quello, non mi pare sia mai uscito sullo schermo qui in Italia. Comunque se è uscito in due sale, io non riuscii a vederlo, ma come molti altri, mentre invece 28 giorni dopo lo vidi in sale, ero un ragazzino, ma riuscii a recuperarlo. Per cui sono contento di poter proiettare questo film di Edgar Wright, che è semplicemente sensazionale. Se non l'avete mai visto, pentitevi, venite a vederlo. Infine si conclude tutto e il mercoledì dopo, ancora 23 novembre, con Dial of the Dead, Le cronache dei morti viventi, si chiude con un altro film di George Romero, successivo alla Terra dei morti viventi, quindi dove Romero ricomincia il suo discorso con gli zombie da zero, quindi parte proprio da un altro punto di vista.
riflettendo su cosa è diventato l'espediente del mockumentary. Quindi lui realizza un mockumentary sulla scia dei vari film che sono usciti negli ultimi anni, no? C'è stato Boom the Rec, Cloverfield e quant'altro. Lui gira questo film che è un mockumentary con il contro coglioni spettacolare, uno degli ultimi, penultimo a tema zombie che ha girato prima di Survival of the Dead. Spettacolare anche questo, passato in due sale nonostante sia recente, tipo del 2007-2008, da recuperare assolutamente. Quindi si inizia con Romero e si finisce sempre con lo stesso grande maestro. Quindi dopo questo breve riassunto vi dico che ogni proiezione inizierà alle ore 21.30 presso il Cinema Prime di Verenzano Varese. Le date, i film ve li riscrivo poi in descrizione, vi do tutti i link del caso, per cui se volete venire sappiate che siete benvenuti. Ci sarà alla fine di ogni film un dibattito con il sottoscritto, dove discuteremo un po' di quello che abbiamo visto, cercheremo un po' di capire quale evoluzione abbia subito il filone di film in film. Quindi io spanto troppo, vi abbraccio, grazie mille per aver seguito fin qui, spero che la cosa vi possa interessare. Lo so, non tutti sono della zona, non tutti potranno venire, ma se c'è qualcuno di voi che abita in quella zona, quindi in provincia di Novara, e ha voglia di venire a vedersi qualche buon film sul grande schermo, è il benvenuto, così vi spara anche un abbraccione di quelli miei potenti. Quindi io spanto troppo, noi ci vediamo al prossimo Movie Blog.